Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco. Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso e ha girato queste scene drammatiche. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3. L'attentato è avvenuto intorno alle 17:55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Ha percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1000 chili di tritolo, che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso. Ecco, però fermiamoci, facciamo un passo indietro. Io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Ad aprile in Italia c'erano state le elezioni politiche e il 25 aprile il Presidente della Repubblica in carica, che era Cossiga, decise di rassegnare le sue dimissioni. Il 23 maggio 1992, quando fu compiuta la strage di Capaci, era un sabato. E perché ho voluto fare un passo indietro? Perché ovviamente in quei giorni si stavano svolgendo a Roma le elezioni del Presidente della Repubblica. Ecco, il 23 maggio vi fu la strage di Capaci e il 25 maggio venne eletto Oscar Luigi Scalfaro, dopo 16 scrutini e dopo 11 riunioni delle Camere. La prima votazione avvenne il 13 maggio e Scalfaro aveva preso solo 6 voti. Il candidato più votato era stato un certo Giorgio De Giuseppe, era un avvocato che non aveva mai ricoperto la carica di ministro, aveva invece assolto alcuni incarichi in settori poco strategici della politica nazionale, era presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano dalla fine degli anni Ottanta, e con tutto rispetto per gli anziani di certo esistono cariche più prestigiose e più importanti che hanno un peso politico più rilevante in Italia, quindi si capiva che non era il candidato sul quale la Democrazia Cristiana voleva scommettere. Il 16 maggio, dopo 5 votazioni, allora proposero un nuovo candidato, che era Forlani. Ottenne quasi 500 voti, ma non bastavano. Arnaldo Forlani era un politico della Democrazia Cristiana che era molto più influente di questo Giorgio De Giuseppe. Forlani era stato presidente del Consiglio, ministro della Difesa, ministro degli Esteri, però non riesce a trovare il consenso della Camera neppure lui. Le votazioni successive sono tutte inconcludenti e nessuno dei candidati arrivò ad accarezzare la maggioranza, nemmeno lontanamente. Poi, sabato 23 maggio, la strage di Capaci e lunedì 25, al 16° scrutinio, ecco che Scalfaro, che nelle elezioni anteriori non aveva mai neppure raggiunto i 30 voti, divenne a sorpresa il candidato vincente. Di fronte alla minaccia della mafia,
quando un suo avvertimento, le Camere ritrovavano l'unità. La maggioranza però fu tutt'altro che stabile. Durante il settennato di Scalfaro si succedono 6 diversi presidenti del Consiglio, tutti di aree politiche differenti. Amato, del Partito Socialista Italiano, Ciampi, un economista alla guida della Banca d'Italia, non c'era ancora l'euro, Berlusconi, fondatore di Forza Italia, Dini, un altro ex direttore della Banca d'Italia, e infine Prodi e D'Alema, della sinistra, che, dopo la caduta del comunismo, si era ricompattata in una formazione politica che si chiamava PDS, Partito Democratico della Sinistra, noto anche come la Quercia, per il simbolo scelto nel 1991 al Congresso di Rimini. L'elezione di Scalfaro non servì a calmare le acque. 2 mesi dopo la strage di Capaci, il 19 luglio 1992, anche il giudice Paolo Borsellino venne ucciso. Ma questa è un'altra storiaccia, quella della strage di Via D'Amelio.